Ben trovati l'appuntamento con Dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. E quindi questi i titoli. Legalità, è stata approvata la legge che rafforza proprio l'osservatorio regionale con una proposta presentata dal PD. E poi via libera alla risoluzione che apprezza l'attività svolta nel 2020 dal garante dei detenuti. Ricorderemo a 25 anni dalla tragedia l'alluvione della Versilia e della Garfagnana. Approvata in aula all'unanimità una proposta di legge che rafforza i compiti dell'Osservatorio regionale della legalità. Istituito con la legge regionale 42 del 2015, l'Osservatorio nasce con lo scopo di raccogliere informazioni sul progredire dell'eventuale presenza, anche sotto forma di infiltrazioni, delle organizzazioni malavitose sul territorio toscano e avanzare proposte per contrastare ogni forma di criminalità organizzata. Il Consiglio regionale ha all'unanimità approvato le modifiche alla legge istitutiva dell'Osservatorio regionale della legalità, una misura importantissima che vuole rendere operativo un organo, l'Osservatorio, che ha la funzione di raccogliere informazioni circa tutte le forme di criminalità organizzata di stampo mafioso che possano eventualmente penetrare nel territorio toscano, ma un osservatorio anche che ha come obiettivo quello della diffusione della cultura della legalità. Con la nuova legge si sono andate a puntualizzare le funzioni dell'osservatorio, si sono andati a indicare più compiutamente coloro che devono entrare a far parte di questo osservatorio, garantendo che l'osservatorio possa essere operativo anche con la sola presenza dei soggetti individuati dagli enti pubblici. Ci fa piacere che dopo due mesi circa da quando il Partito Democratico bocciò la proposta di Fratelli d'Italia di istituire una commissione permanente antimafia si sia rimesso mano alla legge che regolamenta l'Osservatorio per la legalità. Due mesi e mezzo fa ci sentimmo dire in aula che non dovevamo toccare niente perché la maniera in cui la Regione Toscana affrontava il tema della legalità era perfetto, salvo 24 ore dopo assistere all'inizio dell'indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze, l'arresto di 23 persone, il sequestro di 22.000 euro di capitali legati all''Ndrangheta, allora forse evidentemente si sono accorti che non stavano facendo tutto e ben venga questa revisione dell'osservatorio. Adesso però che venga fatto funzionare e che venga reso attivo nel più breve tempo possibile. Sapete bene che ho il tema della lotta contro la criminalità organizzata particolarmente a cuore. Sono stato tra i primi a presentare in questa consiliatura degli atti specifici. Non possiamo che essere a favore di tutte le proposte che vanno a migliorare la lotta contro la criminalità organizzata. In questo senso occorre interpretare questa proposta di legge sull'Osservatorio della legalità che va a migliorare le funzioni, a incrementare le funzioni e anche a dare una nuova composizione. È al tempo stesso attiva la commissione sulla la lotta contro le infiltrazioni di criminalità organizzata, presieduta dalla mia collega Elena Meini. Sono certo che più strumenti abbiamo, più possiamo fare bene. C'è molto lavoro da fare, come purtroppo certe inchieste dimostrano in modo inequivocabile, e quindi cerchiamo di dare ciascuno di noi il nostro contributo. Ci sarebbe piaciuto essere più coinvolti nel miglioramento della normativa sull'osservatorio della legalità. Purtroppo a volte la maggioranza procede di fretta perché si rende conto che ci sono evidenti problemi anche in Toscana. È un po' in questo senso che leggiamo ad esempio anche un preambolo piuttosto scarno. Il nostro sarà un voto a favore, sperando che anche alcune nostre idee possano essere accolte. Uno strumento importante a servizio della Toscana che integra le funzioni istituzionali con quelle delle amministrazioni comunali, con quelle delle forze dell'ordine, alle quali abbiamo chiesto di fare parte di questo organismo, oltre che le associazioni che lottano nel territorio contro le mafie. Quindi è un luogo comune di lavoro dove si condivideranno politiche, dove si faranno azioni congiunte e credo che sia un baluardo importante
delle istituzioni al cospetto della criminalità organizzata e delle mafie. Ed è stata approvata dal Consiglio regionale una proposta di risoluzione che esprime apprezzamento per l'attività svolta e i risultati ottenuti dal Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nell'anno 2020. L'atto, che ha ricevuto il voto favorevole della maggioranza, perché Lega e Fratelli d'Italia hanno votato contro, il Movimento 5 Stelle si è astenuto, ribadisce l'impegno a contribuire attraverso tale organo a assicurare la finalità rieducativa della pena e il reinserimento sociale dei condannati. Il Consiglio regionale ha approvato la relazione sull'attività annuale del Garante per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà. Il dottor Fanfani, il nuovo garante per i detenuti della Regione Toscana, ha illustrato nella prima commissione l'attività nell'anno 2020, mettendo in luce tutta una serie di aspetti importanti collegati al sistema carcerario detentivo della nostra regione. Lo ha fatto evidenziando come la Toscana sia nella media nazionale quanto al tema dell'affollamento degli istituti penitenziari. Ci sono alcuni istituti penitenziari sovraffollati, altri invece che sono in ipoaffollamento, però la Regione Toscana rientra nella media nazionale. Si è molto riflettuto anche sulle due residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, le due REMS che abbiamo in Toscana, quella di Volterra e quella di Empoli, e anche di tutte quelle misure che vengono adottate anche in altri luoghi di detenzione che sono restrittive della libertà personale. Il Garante dei detenuti è una funzione importante che noi sosteniamo. Un'iniziativa importante, quella di tutelare coloro che sono nelle carceri. Ricordo bene un lavoro svolto negli anni precedenti, quando anche da Presidente della Commissione di Sanità ho introdotto e agito per tutelare la condizione di salute e di vita di coloro che sono detenuti nelle nostre carceri, con delle visite costanti ma anche con iniziative, e questo lavoro sta proseguendo e credo che sia un dovere delle istituzioni toscane essere presenti anche nelle carceri. E ricordo la questione del carcere di San Gimignano, dove siamo stati in grado fondamentalmente anche dal nostro osservatorio di incidere rispetto al ripristino delle condizioni anche di legalità all'interno delle carceri. Quello che noi abbiamo contestato alla relazione del Garante per i detenuti è il continuare a voler interpretare il rapporto tra istituzioni e carcere soltanto parlando con una delle due anime che vivono e che devono convivere all'interno del carcere. Noi abbiamo chiesto al Garante di impegnarsi di più sul fronte anche dei rapporti con la Polizia Penitenziaria, che oggi sono completamente assenti, e leggere che un Garante dei detenuti operi soltanto in una direzione e non coinvolgendo entrambe le anime, che per la vita del carcere, non perché siamo a giocare una partita di calcio e ci sono due squadre differenti, ma i carceri, abbiamo visto anche quei casi di malfunzionamento che abbiamo avuto negli ultimi anni, funzionano quando le due anime, quindi quella dei detenuti e quella degli operatori di Polizia Penitenziaria, convivono all'interno e si aiutano anche reciprocamente nella vita del carcere. Il Garante noi lo interpretiamo come una figura che vada ad avvalorare questa cooperazione e non che faccia l'avvocato difensore di una parte contro l'altra, magari percependo la parte della Polizia Penitenziaria quasi come fosse una controparte contro cui dover combattere una guerra quotidiana. Non è questa la figura che a noi piace, è per questo che ad oggi non siamo ancora convinti dell'operato del Garante Fanfani. Dal mio punto di vista arriveremo alla soluzione ottimale quando ci sarà un garante non solo per i detenuti, ma un garante anche per chi opera nei carceri. La visione onirica del garante dei detenuti su una certa criminalità reversibile, sul far riferimento a delle premesse di carattere sociale, non ci piace. Lo dico chiaramente, sono convintamente assertore di quella che anche per la dottrina giuridica è la concezione neoretributiva della pena, che vede nella pena la sanzione penale, la sanzione per colpire l'autore del reato e che ha con il suo male ha creato un illecito e quindi un qualcosa a cui la società deve rispondere. E chi sbaglia paga. La Lega su questo è molto chiara.
lo è sempre stato. C'è il problema delle carceri che occorre affrontare con provvedimenti come un nuovo piano carcere, che quindi si impegna il garante anche in questa direzione di suggerire che si torni anche in Toscana a parlare di un piano carceri. Questa concezione, ripeto, è molto nebulosa e molto vaga, soprattutto dal punto di vista intellettuale, non mi piace. Massimo rispetto per la figura di Giuseppe Fanfani, che ammiro nella sua professionalità, nella sua storia, ma ovviamente, ecco, per quanto riguarda le carceri, noi siamo veramente proprio di un'altra visione delle cose. 25 anni fa, era il 19 giugno del 1996, i territori della Versilia e della Garfagnana furono colpiti dalla furia delle acque. Fu tempo di devastazione, di paura, di abbandono e poi di speranza, di rinascita e di ricostruzione. Per questo si sono ritrovati per ricordare nel Consiglio regionale le vittime, perché causò appunto 13 morti, e più che altro è stato anche un momento per lanciare una mostra in ricordo diffusa tra Stazzema, Pietrasanta e Seravezza fino all'11 di luglio e a Forte dei Marmi fino al 1 d'agosto, per ricordare appunto l'evento sotto forma di una rielaborazione artistica con altrettante mostre e installazioni pensate e create per i singoli luoghi. È stato anche però più che altro un momento di ricordo di quello che accadde quel 19 giugno del 1996. Fu una tragedia vera che segnò la vita di tante cittadine e di tanti cittadini della Toscana, che ci mandò un monito forte. All'epoca, quel 19 di giugno, io lo ricordo perché stavo svolgendo gli esami di maturità e mi toccò profondamente. Dopo pochi mesi sarei arrivato a Pisa e vedere quelle immagini, persone trovate morte in mare, la forza della natura all'epoca sembrava un fatto casuale. In realtà nel tempo ci siamo resi conto che i cambiamenti climatici hanno toccato pesantemente il nostro territorio, e quello che è avvenuto nell'Alta Versilia non è nient'altro che un messaggio forte che la terra ci manda e su cui la politica deve investire di più. Penso a tutto quello che abbiamo fatto e che dovremo continuare a fare sul tema del dissesto idrogeologico. Penso alla necessità di forti investimenti anche nel PNRR in questa direzione. Oggi ho voluto che si svolgesse qui in Consiglio regionale questo momento di presentazione per mandare un messaggio, il messaggio che questa è una delle nostre priorità su cui dobbiamo lavorare e che dal ricordo di quelle vittime c'è anche l'impegno che dobbiamo mettere in campo. Sono contento che qui insieme al sindaco di Stazzema oggi ci siano due persone che con impegno, passione, dedizione e la buona politica hanno seguito quei periodi davvero bui, l'ex presidente della regione Vannino Chiti, Paolo Fontanelli, che era commissario in quel momento delicato. Li ringrazio perché la loro presenza qui oggi dà il segno della necessità che noi abbiamo, partendo dal ricordo, di mettere in campo tutte le azioni che possono servire per fare in modo che quello che è accaduto non accada mai più. Ho ricordo di una situazione drammatica di cui era difficile rendersi conto, a livello nazionale parlo, perché quel giorno in Italia niente diceva che ci sarebbe stata una pioggia. È stato, credo, il primo caso di un uragano da noi, di una bomba d'acqua qui da noi in Italia. E anche a pochi chilometri da dove avveniva c'era un altro tipo di tempo, c'era il sole e non ci si rendeva conto. Le vittime e poi la fatica, l'impegno della ricostruzione con un rapporto molto positivo con i sindaci, con le popolazioni e con il governo nazionale. Tant'è che da allora si parlò a livello nazionale per affrontare questi fenomeni con la protezione civile di metodo Versilia, di impostazione che era stata seguita con successo. Per la prima volta in Italia si parlò di una bomba d'acqua, fu questo lo che scatenò e che ebbe un effetto distruttivo, perché quella bomba d'acqua provocò le frane, enormi frane dei castagneti abbandonati. Cioè, poneva questo problema, cioè che la montagna, che il territorio, se non è curato, se è abbandonato, può diventare un pericolo. Questo è il tema che viene fuori e sul quale, ed è un tema di grande attualità, perché l'Italia e la Toscana hanno grandi fragilità dal punto di vista idrogeologico e quindi sono esposte a questi rischi.
la lezione dovrebbe essere ancora oggi quella quindi di intervenire seriamente per evitare quei rischi, consolidare dove c'è da consolidare, ma anche immaginare una ripresa di attività di manutenzione del territorio e della montagna senza le quali i rischi non si eliminano. Un dissesto enorme in una montagna che era una montagna antropizzata. Il comune di Stazzema fino a qualche decennio prima contava 7.000 abitanti, oggi siamo in 3.000 abitanti. Il nemico della montagna non sono alcune situazioni, ma è lo spopolamento. E lo spopolamento avviene per un elemento semplice, perché non ci sono politiche che favoriscono il permanere dei residenti nella montagna toscana e italiana, per esempio politiche di defiscalizzazione a favore di chi vive in montagna. Per esempio in questi giorni noi sindaci stiamo lottando per mantenere le scuole aperte in montagna, mentre invece c'è una tendenza a chiudere le sezioni delle scuole. Ecco, questo vuol dire distruggere la montagna, vuol dire fare danni non in vite umane, ma come ha fatto l'alluvione nel 96. E con il ricordo dell'alluvione della Garfagnana e della Versilia si conclude l'appuntamento con Dentro il Consiglio. Vi ricordo per tutte le informazioni, gli aggiornamenti, www.consiglio.regione.toscana.it. Io vi aspetto come sempre qua tra 7 giorni, Dentro il Consiglio.